Amiche ed amici, allegria e benvenuti a una nuova riflessione del dilettante dello svapo. Quest'oggi, leggendo il giornale, sono entrato in una notizia di una nota biologa americana, una certa Julia Henders, la quale ci parla del problema della cacca, ovvero il modo in cui noi abbiamo fatto la cacca fino ad oggi è sbagliato. È sbagliato perché sono stati fatti degli esperimenti e il vero modo di fare la cacca non è seduti sulla tazza, ma sul bagno turco. Perché in questo modo, facendola sul bagno turco, si evitano di avere di diverticoli e le emorroidi. Beh, poi dice questa biologa Julia Henders, vi potete informare anche su Google, sul motore di ricerca, cliccate Julia Henders e leggerete tutto ciò che io vi sto dicendo. Questa biologa dice pure che noi abbiamo due sfinteri, uno quello che conosciamo benissimo, dal quale esce la cacca, e un altro mentale, un altro sfintero mentale, perché se ad esempio noi siamo in un luogo che ci esce la cacca e non riusciamo a farla perché siamo impediti, allora ecco che il meccanismo entra il cervello che ci ferma e blocca lo sfintere. Quando noi avremo il momento libero andremo nel bagno e faremo la cacca, quindi è uno sfintere mentale e uno sfintere fisico, quello proprio che voi conoscete. Questa biologa mi ha incuriosito molto. Voi mi direte, ma cosa c'entra con lo svapo la cacca? C'entra, come se c'entra. Allora io ricordo che quando fumavo le catramose, allora per oggi innanzitutto apriamo questa parente, prendiamo i liquidi, non ce ne frega niente, e buttiamoli da qua, lasciamoli là. Quindi parleremo solo di cacca. Dice, cosa c'entra con lo svapo la cacca? Beh, signori miei, io ricordo che quando fumavo le catramose al mattino facevo colazione, prendevo il caffè, dopodiché accendevo la catramosa e dopo alcuni tiri ecco che mi veniva lo stimolo e andavo al bagno perché ero stimolato per fare la cacca. Mi sedevo sul bagno e mi liberavo. Dal momento in cui ho cominciato a usare atomizzatore personale con il liquido, diciamo che ho avuto dei problemi all'inizio, perché non tutti i liquidi reagivano allo stesso modo nel mio corpo. C'erano alcuni tipi di liquidi che mi davano la diarrea, alcuni che mi davano la stitichezza. Cioè dipendeva sempre dal grado di PG e VG del liquido. Io, abituato sempre a fumare la catramosa e andare al bagno in prima mattina, con il liquido è stato diverso, mi sono dovuto adattare al liquido che svapavo. Poi man mano nella scelta, che ho continuato a svapare variati tipi di liquidi, ho scelto quello che più adatto a me mi regolava l'intestino senza avere problemi. Io credo che anche voi avete avuto dei problemi all'inizio con i liquidi, perché il vapore, quando noi lo mandiamo giù, riempie un po' e quindi escono anche le scorregge. Quindi cacca e scorregge. Cioè, mi direte, questo è un argomento un po' tabù, ma no, questo è un argomento normale, perché la cacca è una liberazione. Pensate alla mamma quando partorisce il bambino. Il bambino cosa fa per dono alla mamma? La cacca. E il bambino non ha nient'altro da dare alla mamma. Cosa può dargli? L'unico modo per ricompensare la mamma e tutto l'affetto che gli dà della poppata è che il bambino gli lascia questa cacca. E ricordate che la cacca del bambino non puzza, ma profuma di cacca, perché il bambino fa la cacca profumata. Questo dovete ricordare sempre. A questo punto, dopo il mio club della biologa e della cacca nello svapo, io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima recensione. Questa è stata una riflessione, perché sembra parlare di liquidi poi stanca. Riflettete anche voi sulla cacca. Io vi saluto, questo è un arrivederci, non è certo un addio. E poi ci risentiremo con questo è il liquido che mi piace tanto e che fa giù 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 giù. Ciao ciao amici miei, ciao.